realizzare l'ordine sociale. Questa, questa assolutizzazione, questo è il nostro, veramente è rimasto il nostro limite nella storia occidentale, credo io. Ecco. Quindi nei grandi testi c'è, ci sono i principi che equilibrano, però poi dopo c'è l'andamento reale dei popoli dove è stato sviluppato più un aspetto e sacrificato l'altro. Questo penso lo si possa dire, lo si debba anche dire. Sì, già che ci siamo, leggo una parte del sermone di Eckhart, che così, a pagina 274, invece di tenerli separati come forse troppo facevo le altre volte, li leggiamo più in parallelo, perché mi pare avvicinarsi anche a questo tema che è molto importante. Ora, scrive, quinta riga, sesta dall'inizio, ora ci dicono le nostre oneste persone che bisogna divenire così perfetti che nessun piacere ci possa muovere, diventando insensibile alla gioia e al dolore. Pagina 274. Ma in questo hanno torto. Io dico che non vi è stato neppure uno dei più grandi santi assolutamente immutabile. Al contrario, dico anche che al santo ha accordato in questa vita di non poter essere allontanato da Dio da niente. Immaginate di non essere perfetti finché le parole possono muovervi a gioia o dolore? Non è così. Anche Cristo non fa eccezione. Lo fa capire quando dice «l'anima mia è triste fino alla morte». Le parole facevano così male a Cristo che se la sofferenza di tutte le creature ricadesse su una sola non sarebbe così grave come il male che fece a Cristo. E questo deriva dalla nobiltà della sua natura, dalla santa unione della natura umana e divina. Perciò io dico, non è mai esistito un santo a cui la pena non abbia fatto male e l'amore non sia stato piacevole, e nessuno giungerà mai a questo punto. Questo per me è molto importante, nel senso che Eckhart ci fa uscire anche da quella idea per cui il santo, colui che ha raggiunto l'unione mistica con Dio, l'illuminato, il saggio, giunga a un punto in cui è al di sopra della normale sensibilità umana, nulla lo tocca, nella gioia e nel dolore. E invece Eckhart dice no, non è così, non è che ci siano persone che essendo in Dio non provano più gioia alla vista di una persona cara o quando mangiano un cibo gradito, o non provano dolore quando c'è un rumore straziante per le orecchie o una scena dolorosa da un punto di vista morale. La santità, la saggezza, l'essere illuminati non è questo. È quindi un riuscire a tenere insieme sia quell'aspetto di totalità, per cui tutto è natura di Buddha, tutto è manifestazione della dimensione divina e cosmica, nel senso della natura anche che è il creato e che continuamente si crea, si concrea con Dio, e al tempo stesso questa totalità rispetta la singolarità. Sappiamo anche riconoscere ciò che ci fa bene, ciò che ci fa male, ciò che ci fa piacere, ciò che non ce lo fa. E questo è proprio anche il correttivo necessario per ogni tipo di mistica, che altrimenti rischierebbe di disdegnare ogni tratto singolare, aspirando appunto a perdersi in una specie di indistinzione senza nessuna coloritura particolare, individuale. Invece c'è l'unità nella molteplicità, la molteplicità nell'unità. Non è che dalla pluralità bisogna rimuovere tutti gli aspetti appunto contingenti, particolari, peculiari, e deprivarsi dei nostri tratti. Ma scusa, si può dire che il santo rispetto al non santo prova piacere o prova tristezza, però non si attacca al piacere, sì, non respinge, sì. È equanime. Io direi di sì, sì. Ecco, equanimità è una delle quattro fondamentali virtù della tradizione buddista, indica anche questo equilibrio che rispetto alla gioia e rispetto al dolore, rispetto al piacere e rispetto al dispiacere, non li rimuove,
non li disdegna, ma neanche ci si attacca al punto da voler sempre trattenere il piacere e sempre allontanare il dispiacere. Li riconosce, li prova, li esperisce, passa attraverso di essi e quando uno se ne va lo lascia andare, quando uno viene lo accoglie. Questo è in un certo senso anche appunto un esercizio di equanimità. Io volevo tornare un attimo sul posto, sulla questione della soggettività e della... La soggettività non potrebbe essere vista, non come noi, come noi soggettività e soprattutto la vediamo molto a sé stante, no? Ma come un aspetto attraverso cui la totalità si manifesta nel Buddha, diciamo, in quel momento. Questo è, sarebbe forse il modo più bello, migliore, più, anche più efficace, nel senso che se la soggettività si percepisce in questo modo, riesce a percepirsi appunto non come individualità, cioè individuum è ciò che non può essere diviso, ciò che non può essere aperto alla relazione, ma se la soggettività riuscisse a sentirsi, a percepirsi come manifestazione nel Buddha, allora la sua dimensione di soggettività cambierebbe anche di senso e sarebbe... La saliamo però... Sì, sì, sarebbe una, come dire, un rinascere della soggettività, anche questo è un trasformarsi. Diciamo che l'intuizione o se vogliamo la sfida che il buddismo muove è che se accade questo, allora quella soggettività naturalmente, spontaneamente... si comporta in un modo che chi ancora ha bisogno delle distinzioni chiama buono, perché altrimenti uno potrebbe dire vabbè, allora anche l'assassino che uccide un bambino di 3 anni e lo brucia è manifestazione di Buddha, per cui va benissimo. No, quello è proprio la negazione della capacità di pensare la soggettività come manifestazione di Buddha, perché pensi è una soggettività che isolata, che non si sa tenere nella relazione, non si sa vedere come onda di un oceano, ma pensa di essere onda con altre poche onde che fanno un'isoletta a sé stante. Sì, poi c'è fatica, però, perché mi sono persa, perché quando io dico, penso, no, che quando si dice nulla di umano mi è estraneo, in qualche modo noi possiamo sentirci espressi, cioè comunque anche delle manifestazioni negative, non solo nel bene, che in qualche modo siamo un'espressione comunque di una natura umana, c'è qualcosa, come dire, questo non ci toglie la responsabilità, però, quindi su questo faccio un po' fatica, perché che cosa c'è di diverso da questo dire natura di Buddha piuttosto che dire che di essere natura umana, cioè essere uomini, cioè niti umani. Da un certo punto di vista potremmo dire nulla, cioè l'essere umano in quanto umano è natura di Buddha. La preoccupazione mia in questo momento, su questo tema è come facciamo allora a porci di fronte a dei comportamenti che noi consideriamo negativi, utilizzando le categorie della ragione, quando al tempo stesso diciamo che dal punto di vista della natura di Buddha tutto è illuminazione. Perché il discorso è come facciamo a tenere insieme o a percorrere buddisticamente una via di mezzo sensata, che non sia semplicemente un compromesso di facciata, tra da un lato la visione mistica che dice tutto è espressione del divino, tutto è manifestazione di Buddha, di illuminazione, e l'altra via che dice no, bisogna che ci sia una cosa che è buono, che è bene, e il resto è male, non è manifestazione di Buddha, è uccidere, fare come dire, le mattanze dei delfini, tutte queste cose etiche, lasciamo stare, sarebbe un'altra questione anche aperta, le catastrofi naturali, restiamo anche solo al male morale, a quello che è in potere dell'uomo decidere o non decidere. Uno che anche, diciamo, con tutte le scusanti sociali, perché è nato in un contesto disagiato, ma che fa quello che noi chiamiamo del male, che impedisce, diciamo, ad altra vita di espandersi per un mero interesse, ecco, definiamo in modo anche molto ristretto in questo caso il male,
come facciamo a dire che questa è natura di Buddha? Come facciamo a dire che l'esplosione di Fukushima, anche quella, è natura di Buddha? Dobbiamo cercare, qui direbbe un razionalista occidentale, ma non solo, no, non è tutta natura di Buddha, allora c'è un bene e c'è un male, che è anche il problema del cristianesimo nel momento in cui Agostino parte da qui. Agostino inizialmente è manicheo, ci sono due principi, uno è positivo e uno è negativo, il positivo deve combattere il negativo. La grande domanda, unde malum, da dove viene il male? È solo possibilità inespressa, è privazione di bene, poi una delle grandi soluzioni filosofiche, oppure è anch'esso parte della dimensione divina che è al di là dei nostri concetti di bene e di male? Questo è quello che si diceva un'altra volta. Sì. No, mi sembrava che eravamo nella fase. Ci torniamo sempre e ci giriamo sempre intorno. Un'altra cosa, c'è un libro che è uno sguardo nuovo, che è quello che sto leggendo ora, finendo. C'è una bella considerazione sugli scritti, gli ultimi scritti di Etty Hillesum, e lei dice, in fondo giunge a dire, ma Dio non c'è se io non lo genero, perché dice l'Eterno è generato ogni istante, che supera, diciamo così, il suo io e genera, si supera generando l'Eterno. E dice che appunto capovolge un po', ecco, dire l'onda, il grande oceano eleva l'onda, no? Ma è quasi l'onda che crea l'oceano in un certo senso. Ovviamente credo che anche qui assolutizzare le due posizioni ci andiamo a perdere, no? Ma il fatto che c'è la domanda, che ci sono le due domande, che poi sono una sola domanda, e starci dentro senza mai annullare l'altra, penso che sia proprio sia vero, perché nel cristianesimo ogni qualvolta si è assolutizzato Dio si è caduti nella violenza, e credo anche il contrario. Tornando al testo di Dogen, mi sembra di aver capito che per Dogen non c'è, oppure non è importante, il tema o il problema del samsara, che invece il buddismo originale, il buddismo originale ha, il Mahayana ha, conserva, il Mahayana tibetano, cioè, è primo questo. Se è così, cioè se non lo considera, non so se lo nega o comunque non lo considera, è perché forse ritiene che non ci sono motivi per pensare che l'illuminazione non venga data. L'illuminazione? Non venga data, non sia data, perché il ciclo del samsara nasce, è chiaro, come ulteriore chance, no? Se non mi illumino, se non mi realizzo in questa vita, ho la chance di farlo nella prossima e avanti. Forse, non so. Sì, allora, due cose di contesto per chi magari non avesse riferimenti più diretti a questa terminologia. L'esperienza del Buddha nasce in un contesto induista in cui alcune scuole, non tutte, immaginano un ciclo di generazione, di nascita e di rinascita della individualità, della Atman, dello spirito, del sé individuale. Non tutto l'induismo pensa questo, ci sono alcune scuole però che immaginano l'esistenza di un principio individuale, Jivatman, il sé individuale, che ha la possibilità, l'opportunità di incarnarsi più volte e elevarsi spiritualmente in questo pellegrinaggio, che la traduzione del termine samsara, questo pellegrinaggio fino a raggiungere il livello più elevato, e poi questa è la grande liberazione, la moksha, è la uscita dal ciclo di reincarnazioni. La vera salvezza è non reincarnarsi più, non continuare a reincarnarsi in vite sempre superiori o rinascere come divinità, ma estinguere, nirvana, estinzione di questo ciclo.